Odono i morti di Besecca e attendono. Quando, grida Bronzetti, fantasma erto fra i nuvoli. Quando i vecchi fra sé mesti ripetono che un dì con nere chiome l'addio Trento ti dissero. Quando fremono i giovani che videro pur ieri da San Giusto ridere Glauco l'Adria. Oh, al bel mar di Trieste, ai poggi, agli animi, volate col nuovo anno, antichi versi tali. Ma dove là che ci hanno portato questi qui? Sol che San Petronio in a Udine ci dovevano mandare, donne e vino locali. Ma che sarà sta Udine, oh? Ma che è Parigi? Dai un'occhiata qui, bambino. Gran ballo delle mimose, dice. Roba fina. E beh, andiamoci da ste mimose, no? E i soldi per treno? Vabbè, al treno ci potremo sempre attaccare, no? Attacchi pure quando sei arrivato, però. Senza soldi e mimose non te vedono per niente. Gloria in faccia allo straniero che armato accampasi sul nostro suol. Cantate, Italia, Italia, Italia! Propongo un brindisi. In questo momento i nostri cuori e la nostra riconoscenza vadano a tutti gli eroici combattenti del nostro glorioso e invitto esercito. Signore e signori, la riconoscenza va bene, anzi va benissimo, ma vogliamo pensare più concretamente ai nostri compagni che questa sera non hanno il piacere di assistere a questa festa meravigliosa. Amici, cittadini, fratelli italiani, apro una colletta. Bravo! Comincio io! Grazie signore. Una a me e una a te. Uno, au ammazza e patriotti, un bottone. È quello che ci ho messo io. Una a me e una a te, l'ultimi due. Dai. A te e a me. Va bene, non è una gran cifra, ma insomma per le mimose scusi, può bastare, no? Per piacere, senta, sei del settimo, Lori? Sì, settimo. Ah, ecco, ne conosce mica per caso il soldato Cordin Giuseppe? Cordin Giuseppe? Sì. Bene, sì. Credevo che venisse anche lui in riposo oggi come tutti gli altri. Ma si vede che gli avrà andato un altro giorno. Ciò mi dispiace perché mi ha portato un pacco di roba e adesso... Ah. Ai, senta, mio frio amico, un piacere loro, così così gentili, sempre che non vi disturba, sali. Non glielo porterebbero mica loro. Ah, mi faccio un piacere. E che dica con tanti saluti da parte di sua moglie. Pensa veramente, noi torniamo fra pochi giorni in prima linea. E allora, è vera? È certo. Ma se mica perché vado in massa. Ma no, io sono un po' che ti perdo i cassetti dell'Ana. Eh sì, dico, perché fra un poco l'asco mi sarà far freddo. E poi che sei della biancheria per cambiarsi. Poi, sapete che vi dico? Che mi fido più di voi altri che delle regge poste. L'ultima volta che ho spedito il pacco, lo che avete ricevuto voi altri? Beh, mi neanche. Mi dispiace che dentro che avevo messo anche dei gialletti. Ise quei biscotti... Isaetti. Lo so, E gli piace tanto, poveretto. È tanto buono, sì. Mi manda sempre anche tanti soldi, sa? Sì, perché siamo in tanti in famiglia. Maria Vergine! Anche per questo adesso speravo di vederlo. Perché c'ho... Mi non son de qua, vengo dalla provincia di Padova. E speravo proprio che me ne dasse, che avevo bisogno. Pazienza! Non importa, sarà per un'altra volta. Cosa fa? No. Oh, no, per carità, non voglio mica. Tenga. Adesso mi mortifica. E perché? Tanto se li famo ridare da... Civitella! Per Udine Treviso Padova! Venga, si fa tanto, c'è Treviso. Ringrazio, ora. Grazie per le...